Altro risultato utile per la Juve Domo, che ferma sull'1-1 al Curotti il Boulet Bellinzago, che invece conferma di non essere in un gran momento. Un solo punto nelle ultime tre giornate per la squadra di Palazzi. L'incontro si sblocca al 24esimo con una punizione di Progni che viene deviata e termina in rete. La Juve Domo vicina al 2-0 al 29esimo con un tiro da fuori area di Fradelizzo che viene deviato in calcio d'angolo. Alla 32esimo, prima sortita del Boulet Bellinzago con Falcioni che salva la porta dei Granata dopo un batti e ribatti pericoloso. Alla 41esimo ancora gli ospiti con Capacchione che entra in area a calcio, ma Bleve è attento e si salva in calcio d'angolo. Risultato di 1-0 con cui si va negli spogliatoi. Nella ripresa emozioni con il contagocce nei primi 25 minuti, poi al 25esimo il Boulet Bellinzago sfiora l'1-1 con il migliore dei suoi, vale a dire Capacchione. Un minuto dopo il pareggio arriva con Repossini, protagonista di un'azione personale, se ne va in dribbling e con un preciso pallone mette la palla nell'angolino. Al 35esimo ospiti vicini all'1-2 sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa di Mazza che termina alto. Al 42esimo tripla occasione per il Boulet, ma Bleve è superlativo nel sbarrare la porta agli avversari. La Juve Domo si salva e termina così 1-1.